Questo appuntamento è importantissimo perché si inizia ufficialmente il percorso dell'ambito turistico del Valdarno. Questa nuova opportunità, per la prima volta gli 8 comuni del Valdarno lavorano insieme in sinergia per promuovere il territorio come vera e propria destinazione turistica. E non solo, attraverso la consulta ci sarà poi la collaborazione con le associazioni di categoria e con gli imprenditori veri e propri che si occupano del settore, quindi ci sarà tutta un'unione di forze per individuare i prodotti turistici da promuovere e per fare una vera e propria azione di promozione verso i mercati turistici, soprattutto i nuovi mercati emergenti. Quindi oggi la prima tappa, il 4 di aprile costituiremo la consulta dove interverranno tutti i soggetti che ho detto prima e grazie anche a Toscana Promozione Turistica, che è un po' il braccio operativo della regione, inizieremo a lavorare per produrre materiale per promuovere il Valdarno, metteremo in rete tutti i punti di informazione turistica perché è importante che tutti promuovano tutto il Valdarno e inizieremo una volta pronti a partecipare a fiere e borse del turismo per far conoscere proprio il nostro territorio, il Valdarno, nei luoghi che contano. Quindi una forte azione per promuovere questo settore che, non ci dimentichiamo, nel momento di crisi è stato l'unico settore di fatto che ha visto una crescita in Italia. Quindi opportunità di lavoro soprattutto per i giovani. Siamo lieti della collaborazione con l'ISIS Valdarno, che ha un indirizzo turistico e abbiamo già fatto un protocollo e li coinvolgeremo in tutte le iniziative che facciamo, perché crediamo molto che questo settore sia una prospettiva per i nostri giovani.